Essendo il sordo mio cugino sempre l'ultimo a staccarsi dalla luna, la sua discesa era il segno della partenza per le Marche. Allora, con un gesto insolitamente gentile, Vdovdo raccoglieva l'arpa dal fondo della barca e la porgeva alla moglie. Lei era obbligata a prenderla e a trarne qualche nota. Nessuno poteva distaccarla dal sordo, da mio cugino, più che il suono dell'arpa. Io prendevo a intonare quella canzone melanconica che fa «Ogni pesce lucente è a galla, e ogni pesce oscuro in fondo, in fondo». Ed ogni e lei cantava pesce con me. Oscuro.